Tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi è martedì e come ogni martedì un video delle Makeup Strangers, quindi un video che riguarda me, Fabiana e Betty. Allora, per questa settimana abbiamo deciso di stupirvi e di mettervi due prodotti invece che uno. Perché? Perché parliamo di base, una base perfetta, proprio dei macigni per quanto riguarda il makeup, e proponiamo sia per quanto riguarda 4 best dei fondotinta e anche 4 best per quanto riguarda i correttori, quindi una bella base abbastanza ciao. Vi devo dire una cosa, voi mi vedete spesso riccia, così sono con i capelli lisci. Questo è il mio capello naturale, un po' sfibrato. Questo è l'indomani dell'asciugatura fatta con la spazzola normalmente, e mi piaccio più riccia o più liscia? Non lo so, ho un quesito da proporvi. Mettetemi un commentino qua sotto, sarei molto molto contenta di leggere la soluzione. Allora, andiamo a noi perché non voglio fare un video abbastanza lungo. Per quanto riguarda questo makeup, non vi preoccupate, ci sarà un retroscena. Se vi piace, ovviamente, grazie. Allora, per quanto riguarda, io direi di andare nei correttori. Per quanto riguarda correttori, io sinceramente ne ho messi 4 perché per me sono 4, non ho uno in più da proporvi perché i miei best sono questi qua. Sicuramente sappiamo tutti chi ne metterà di più. Allora, il primo che vi voglio presentare, tra virgolette, è quello che ho utilizzato proprio all'inizio e di più in assoluto. E quello che vi faccio vedere è questo qui della MAC. Questo è il Water e il Moisture Cover Cheek Cheers di MAC, ed è un correttore che ho utilizzato tantissimo, infatti è qua. Questa è la seconda volta che lo ricompro perché mi sono trovata bene. Ha una coprenza abbastanza alta per essere un correttore liquido, e mi piace perché riesco a utilizzarlo sia con il dito che con il pennello. Però ovviamente io ho preso la colorazione NV20 perché in base al mio sottotono, che la ragazza mi aveva detto, la ragazza di MAC mi aveva detto che avevo un sottotono neutro, questo diciamo riuscivo a correggere la mia occhiaia, che anche a detto della makeup artist non avevo un'occhiaia abbastanza pronunciata, e quindi questo mi avrebbe aiutato tantissimo. Infatti io questo poi l'ho utilizzato per un evento, un matrimonio dove mi sono truccata io, e sinceramente ho fatto una bella base, e questo mi ha aiutato tantissimo. Il secondo correttore che vi faccio vedere è questo qui di Rude Cosmetics. Mi stanno arrivando dei messaggi, è ancora nella scatolina perché mi piace. L'ho utilizzato per fare il video e poi l'ho riutilizzato altre volte. Questo è il Sculpting Concealer, e sinceramente, aspettate, vi faccio vedere anche le colorazioni mentre ci siamo, perché questo è un po' aranciato, non un po', è aranciato. Questo è quello di MAC, scusate i messaggi. E poi vi faccio vedere questo qui di Rude Cosmetics. Io ovviamente utilizzandoli, cioè acquistandoli tramite internet, non sempre si azzecca il colore esatto, ma devo dire che utilizzando un correttore prima e questo per secondo, sinceramente mi piace anche questo. Devo dire che l'ho utilizzato come correttore e mi è piaciuto, fa il suo lavoro. Non vi dico che è uno dei migliori utilizzati, perché io ne ho provati pochini, quindi non vi so dire molto su questo prodotto. Però l'unica cosa che l'effetto mi piace tantissimo, e soprattutto non mi fa quelle grinze, quelle pieghette che abbiamo di norma sotto gli occhi, specialmente di una certa età. Scherzetto per me. Gli altri due che vi faccio vedere sono i correttori che ho utilizzato di più nell'arco del 2020, perché mi sono piaciuti in tutto e per tutto la combo proprio eccezionale che io posseggo, e vi sto parlando di Astra,
che è il correttore migliore in assoluto per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'utilizzo che ho fatto io, ed è questo qui, Long Stay di Astra, nella colorazione 02. Questo è il correttore che io di norma metto su tutto l'occhio, e non è un pescato, cioè non è aranciato come il primo, ma è pescato ed è questo qui, vedete, super giù è del mio incarnato, però ovviamente il viso è leggermente più chiaro. Io utilizzo questo e poi al di sopra metterò un altro correttore. Questa è una cosa che mi vedete fare spesso nei video, perché è l'unica cosa che riesce a camuffare, diciamo, la mia occhiaia, anche se è lieve. E mi piace tantissimo sia la stesura, io lo utilizzo sia con il pennello che con la spugnetta. Non lo faccio con le dita, sinceramente, perché essendo abbastanza liquido, l'effetto mi piace, sia con la spugnetta che con il pennello. Io utilizzo questo, quindi lo 02, e poi metto il camouflage, però ho sbagliato la colorazione, vabbè, di Essence. Di solito metto il 20 o il 10, avevo preso il 30, però fa niente, sono tutti abbastanza chiari. Io poi li utilizzo anche come correttore, primer, scusate, per la palpebra mobile. E questo è il colore, vedete, su per giù ha una specie tonalità tipo pesca. Quello che vi dico io è leggermente più chiaro. Adesso mi secca girarmi e fare tutto, perché poi distolgono, si toglie, diciamo, l'effetto delle luci. Comunque, questo è il correttore che poi io metto al di sopra dello 02 di Astra, e mi fa un effetto illuminante, perché questi tre li utilizzo proprio come correttore per correggere l'occhiaia. Invece questo di Essence io lo utilizzo proprio mettendo dei tocchettini proprio sull'occhio come parte illuminante. E devo dire che mi piacciono tantissimo. Questi sono i miei quattro correttori preferiti in assoluto per quanto mi riguarda, e credetemi, non è che io mi trucco sempre o mi trucco tutti i giorni, e quindi devo utilizzare i prodotti, e la maggior parte delle volte non vi nego che utilizzo lo stesso fondotinta proprio per non far vedere, diciamo, l'occhiaia, perché ce l'ho minima, ma un pochettino c'è, quindi la camuffo direttamente col fondotinta. Adesso mi tolgo questo, ovviamente. Adesso andiamo ai fondotinta. Allora, vi faccio vedere la selezione, ovviamente per ultimo vi faccio vedere il mio best, che sicuramente sapete tutti qual è. Allora, sempre per riallacciarmi al correttore, il mio preferito per quanto riguarda eventi o altre cose, quindi quello che ho utilizzato per un matrimonio, è questo qui di MAC, ed è il Water White di MAC, ovviamente, ed è un fondotinta leggero, non tanto coprente, ed è adatto alle persone un po' più mature e con la pelle secca. Io questo fondotinta l'ho utilizzato, mi sono truccata alle 5 e mezza di mattina, perché alle 6 e mezza, se non mi sbaglio, avevo l'estetista, scusate, la parrucchiera, quindi mi sono truccata alle 5 e mezza di mattina. Ho fatto un matrimonio in estate, quindi maggio, fine maggio, quindi bel calduccio che c'era, con tutto il vestito, sudorazioni, quello e quell'altro, ha resistito, perché io mi sono poi struccata all'una e qualcosa, 12 e mezza e qualcosa, una cosa del genere. Fotografie, flash, quello e quell'altro. Questa è una cosa che mi è durata con il correttore in una maniera pazzesca, come dice Betty, pazzesca, ed è ottimo, veramente ottimo. Io infatti lo utilizzo proprio nelle occasioni speciali, nelle cerimonie dove devo stare, diciamo, tutta la giornata fuori, mi è durato tutto il giorno. Cioè, io ho fatto un sacco di ore con questo fondotinta e lì era dove l'avevo lasciato. Non mi ha fatto le screpolature sul viso, non mi ha fatto effetti brutti, era un amore, veramente, un amore di fondotinta. Per le persone, ovviamente, da 40 anni in su, io vi metto la mia età, ovviamente. Comunque, ve lo consiglio, veramente ve lo consiglio, mi è piaciuto tantissimo, infatti questo io lo utilizzo poco poco alla volta, perché veramente in occasioni speciali, anche se in questo periodo non ce ne sono, metto questo perché mi piace. Questa è nella colorazione NC20. Sì, sono molto chiara.
Poi, per quanto riguarda fondotinta e i miei preferiti in assoluto, io vi faccio vedere anche se è quasi finito, l'ho anche utilizzato per fare questo make-up, ho utilizzato il Fresh Fit di Essence, questo mi è piaciuto tantissimo, la colorazione è la 10 Fresh Ivory, di questo fondotinta non ci sono tantissime colorazioni e questo mi dispiace perché sinceramente per quanto mi riguarda è un ottimo fondotinta. Mi sono trovata bene, la stesura la potete fare sia con il pennello, cioè io mi trovo bene sia con il pennello che con la spugnetta. Questo è l'effetto con la spugnetta e devo dire che mi piace tantissimo. Primo, la colorazione è azzeccata, proprio identica al mio incarnato. Secondo, la stesura è fluida, leggera, non è molto molto coprente e a me quelli coprenti, cioè tanto coprenti non mi piacciono perché avendo una pelle secca, mista al secco e avendo anche una pelle un po' matura, questi tipi di fondotinta per me sono l'ideale in assoluto. Mi piace tantissimo, se non avessi tutti questi fondotinta da provare a smaltire, lo ricomprerei in assoluto perché questo mi è piaciuto veramente tanto. Questo da tutti i giorni e questo in occasione speciale. Combo perfetta. Un altro fondotinta che ho utilizzato, e anche questo forse in qualche cerimonia se non mi sbaglio, non l'ho utilizzato spesso perché poi cerimonie quasi non ci sono state, quindi, però era un fondotinta che ho utilizzato e mi sono trovata bene, è questo qui di L'Oreal ed è l'infallibile 24 ore Fresh Wear. Io vi faccio vedere i fondotinta quelli più utilizzati e che mi sono veramente piaciuti di più in assoluto, perché sennò vi posso anche far vedere altri tipi di fondotinta, però mi focalizzo su quelli che ho utilizzato di più proprio in una maniera più frequente, diciamo. Questo qui di L'Oreal ed è il 100 Linen, mi piace perché è abbastanza liquido, non è molto coprente, e mi fa un effetto bella pelle levigata che adoro in assoluto. Non l'ho testato per 24 ore, però l'ho testato in una tempesta assoluta perché quando l'ho utilizzato, se non mi sbaglio, era la comunione o la cresima di mio nipote e c'era un vento della Madonna, veramente, cioè un vento assoluto. E, figuratevi che io avevo i boccoli, ma alla fine della cerimonia io avevo i capelli liscissimi. Però il fondotinta c'era perché poi sono andata in bagno a sistemare un po' la situazione, sapete. Dopo aver mangiato, riapplichiamo il rossetto perché ci sono le fotografie, quindi sono andata in bagno per verificare se, diciamo, la faccia era ancora intatta ed era intatta. E quindi devo dire grazie anche a questo fondotinta. Mi sono trovata bene, il costo è anche buono, non costa nemmeno tanto, specialmente da Acquestapone spesso fanno anche degli sconti, quindi io direi di metterlo anche nella wishlist se lo dovete comprare, acchiappatelo perché è un ottimo fondotinta. Poi, adesso vi faccio vedere un fondotinta che ho acquistato e l'ho utilizzato in estate in una maniera assoluta perché è leggerissimo e sto parlando del fondotinta il Face & Body della MAC. Io ho nella colorazione C2. Devo dire che questo fondotinta mi piace tantissimo, è molto molto liquido, a differenza degli altri è molto più liquido, infatti lo dovete anche shakerare proprio per togliere l'effetto di acqua. Questo lo potete utilizzare anche su tutto il corpo, ma io ovviamente lo utilizzo viso e collo. Mi sono trovata bene, l'ho utilizzato in estate come vi ho detto e mi piaceva tantissimo perché avendo una pelle in estate abbastanza oliosa perché mi lucido facilmente anche se ho una pelle mista al secco e questo fondotinta mi tratteneva tutto. Era una cosa particolare perché prima di tutto sapete che in estate qualsiasi cosa avete addosso, anche una crema, se vi sentite la pelle pesante, è proprio quell'effetto della crema o del fondotinta che voi avete addosso. E è una cosa che io odio in assoluto, ma veramente odio. Invece questo qui fondotinta nemmeno lo sentite addosso. Io ho bisogno anche di cipriarlo, di mettere la cipria perché è abbastanza liquido anche per me. Mi piace tantissimo perché mi dà un effetto di luce, non lo so, una pelle abbastanza radiosa, è una cosa che mi piace sinceramente e quindi vi consiglio anche questo. Ovviamente come best, jolly, the best.
eccetera, eccetera, lo sapete in tanti perché l'avete visto messo ogni dove, ed è il fondotinta questo qui di Astra. Allora, prima di tutto facciamo una ola per quanto riguarda la Lizzy, perché mi ha consigliato lo 03N come colorazione ed è perfetta per quanto mi riguarda. Mi piace tantissimo. Devo dire, tra tutti, credo che questo sia quello che mi ha colpito e mi ha lasciato a bocca aperta nei confronti di tutti i miei fondotinta, perché mi piace tantissimo. L'effetto è quello che voglio io, pelle nuda, tra virgolette, perché non mi dà quell'effetto di persona grande o tipo screpolature. Ha un effetto sulla mia pelle che è levigato. Mi piace tantissimo. Molto spesso capita che mi fanno i complimenti quando utilizzo questo fondotinta, perché mi dicono che ha un incarnato bello, radioso, e credo che sia proprio questo fondotinta. Questo è un The Universal Foundation effetto pelle nuda. Devo dire che mi piace veramente tanto. Questo sono sicura di ricomprarlo in assoluto, anche per scorta, teniamolo per scorta perché è un ottimo fondotinta. Mi piace tantissimo, ha la pompetta, non si spreca prodotto. Devo dire che, essendo che in questo periodo sto utilizzando per smaltirlo questo qui di Huda Beauty, che è un non mi ricordo più se lo applicavo con la spugnetta o il pennello, questo non me lo ricordo proprio, ve lo dico sincera, però vi posso assicurare che il fondotinta preferito, se non mi sbaglio, nel 2020, quindi per metterlo lì significa che per me è un ottimo fondotinta. Mi piace perché non è pesante, non l'ho sentito addosso, l'effetto proprio non si vede lo stacco dal collo al viso, proprio. Non riesco a trovare un difetto per quanto riguarda questo fondotinta. Un difetto non ce l'ha, perché per me è perfetto. Ovviamente, come dice Christelle, 77 pica qui su YouTube, ogni incarnato, ogni viso, ogni persona ha una tipologia di pelle diversa, e automaticamente c'è chi piace e c'è chi non piace. E a me piace. Infatti anche a lei gliel'ho scritto: no, ma a me piace tantissimo. Ovviamente ognuna di noi ha una pelle diversa dall'altra, quindi è normale che io mi trovo bene con un prodotto e altri no. Però se io devo darvi una classifica di 4 fondotinta più uno Jolly, questo è il mio Jolly. Questo è il mio fondotinta preferito perché prezzo basso, copertura leggera proprio come piace a me, effetto seta incarnato perfetto, boccettina in vetro, quindi non in plastica, e ottimo, ottimo, ottima performance sul mio viso, quindi per me è the best. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente andiamo subito a vedere cosa ci hanno proposto le due Angels, quindi Fabiana e Betty, e vediamo se c'è qualcosa che ho nominato io che hanno loro o viceversa. Sono molto molto curiosa, devo dire la verità. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!